La giostra cavalleresca di Sulmona è una rievocazione storica di origine rinascimentale, di cui si ha la prima traccia nel 1475, mentre l'ultima testimonianza attendibile è datata al 1643. Allora erano i cittadini nobili che provenivano da Sulmona e da fuori città a gareggiare e in segno di vittoria ottenevano un palio di stoffa pregiata. Dal 1995 la gara equestre, che si svolge durante l'ultimo fine settimana di luglio nella città di Sulmona, è tornata a nuova vita, ma è stata adattata ai tempi moderni da un'associazione di cittadini guidata dall'attuale presidente onorario Domenico Taglieri e dal presidente Maurizio Antonini. La versione moderna vede la partecipazione dei 4 sestieri e dei 3 borghi che compongono la città di Sulmona. Nonostante la pioggia abbia costretto gli organizzatori a posticipare l'inizio del torneo medievale, tutti hanno partecipato con coinvolgimento all'evento. Anche quest'anno una madrina di eccezione, Simona Ventura, che ha rivestito con fierezza i panni della regina Giovanna d'Aragona, indossando un abito di aspetto rinascimentale con dettagli ispirati ai tipici costumi abruzzesi creato dallo stilista Alessandro Pischedda. La regina della giostra sfoggiava anche una corona realizzata da Adelmino Romito e i gioielli firmati dai maestri orafi di scanno di Rienzo. Un abito nero e oro, è fatto in Duchesse. La sintesi è un abito molto imperiale ed è una cosa importante, andatelo a vedere. È bellissimo perché insomma ovviamente fa piacere, ma perché ho letto delle cose della regina Giovanna d'Aragona e in alcune cose mi ritrovo moltissimo nella sua voglia di far del bene alla sua gente. Difatti queste giostre le aveva create lei, no, per divertire il suo popolo. Era ariete come me, quindi ci sono molti, direi, punti di contatto. Sulmona e deve essere una meta, è una città meravigliosa, stupenda, con tante antichità. In questo mio peregrinare, devo dire, ho sempre curiosità di conoscenza, soprattutto non bisogna perdere quella che è la nostra memoria storica, e per questo secondo me Sulmona fa proprio a questo caso, no? C'è un carisma, una voglia proprio di tornare alle origini incredibile. Quindi, essendo anche vicino da Roma, io consiglio a tutti di venire e farsi una scappata. Anche tutti quelli che vanno a vedere Roma possono allungare e venire a Sulmona, dove peraltro si mangia benissimo. Sono venuta un giorno prima proprio per poter vedere la città più approfonditamente, quindi è un grande, spero che smetta di piovere, sarebbe la prima volta che piove in un mio evento. Questo è il nostro tessuto culturale, il nostro tessuto storico, per cui fondamentalmente è importantissimo non perdere queste tradizioni, perché i ragazzi giovani comunque sempre di più possano innanzitutto non dimenticare, ma continuare a queste tradizioni che sono il tessuto del nostro paese. Thank you.
stata invitata qui a Sulmona. Siamo più forti di tutto, anche della pioggia. Alla grande! Nello anno del Signore 2019, nello giorno 28 del mese di luglio, noi, Regina Giovanna d'Aragona, salutano il popolo di Sulmona e con molta solennità da principio allo palio nello campo e Piazza Maggiore do inizio. Buon divertimento! La manifestazione si è svolta su due giornate e sotto la direzione attenta e scrupolosa degli organizzatori, che scelgono i 600 figuranti, tra cui quest'anno anche il primo cittadino di Sulmona. Ho scelto quest'anno di partecipare attivamente a questa manifestazione nella consapevolezza che ormai Sulmona deve scindersi indissolubilmente con l'amministrazione. Sulmona è la giostra e questo è un omaggio concreto al popolo della giostra, a quello che la giostra in 25 anni ha saputo realizzare, un evento corale importantissimo che attrae turisti, visitatori ed ormai permea il tessuto sociale e culturale di tutta la città. Quest'anno è il 25° anno, abbiamo avuto una madrina d'eccezione, una grande professionista, una grande artista che è stata veicolo di grande attenzione e attrattività a livello anche turistico. Non solo è un record dal punto di vista degli anni in cui questa giostra si è tenuta, gli ultimi anni sicuramente ha piantato saldamente i piedi a terra e quindi adesso può pensare al futuro. Bene, io penso che piano piano ci avviciniamo allo scopo che ci eravamo prefissi, che era ed è quello di far sì che il turismo si leghi fortemente a questa iniziativa e dia lo sprint che serve alla nostra città. Oggi godiamo più di questa serata, questo fresco, purtroppo dopo la giornata di pioggia è slittato tutto, però devo dire che i colori deve stili delle bandiere, i suoni tipici di questa giostra restano sempre impressi ed è quello che fa provare una grande emozione a mio avviso, almeno è quello che io sento ogni volta che mi immedesimo in questo folklore, allora, che riesce ad esprimere il Medioevo in Sulmona. Certamente un momento molto bello in cui la città si ritrova in un sano antagonismo, un momento bello perché la città si presenta anche oltre i suoi confini, a livello regionale, italiano, speriamo anche oltre l'Italia, perché tanti possano apprezzare le bellezze di questa città. Lo spettacolo della notturna chiaramente ha un fascino particolare, che è un bellissimo spettacolo che viene offerto dalla nostra città a questo folto pubblico che, nonostante diciamo, il differimento delle gare e l'orario, ha risposto in maniera eccellente a questo evento che insomma è un evento di punta della nostra città. Novità di quest'anno è che gli organizzatori hanno deciso di impegnarsi anche nel sociale, promuovendo una raccolta fondi per l'ANFAS, un'associazione del territorio che si occupa di progetti di inclusione per gli amici diversamente abili. Questo connubio con l'ANFAS è stata un'idea veramente importante, formidabile, che ha unito ancora di più il territorio e che ha reso la giostra ancora più forte nella sua presenza insieme alle associazioni di questa realtà che è la nostra Sulmona. La finale! Via! Il Borgo San Panfilo ha vinto la 25esima edizione della giostra cavalleresca di Sulmona, ripetendo il successo di 2 anni fa e conquistando il palio che quest'anno è stato realizzato dall'artista lombarda Cristina Balzarini. A portarlo alla vittoria contro il sestiere di Porta Bonomini il cavaliere Luca Innocenzi di Foligno, con 3 botte e 9 punti in un tempo di 29 secondi 26 centesimi, contro le 3 botte e 6 punti e il tempo di 33 secondi e 75 centesimi dell'avversario, Diego Cipiccia. Fatale per il concorrente di Porta Bonomini una partenza incerta. Terzo posto per Massimo Gubbini del Borgo Pacentrano, che aveva chiuso in testa la prima giornata di gare di sabato. Oggi è stata una bellissima gara, siamo stati sempre, sempre velocissimi, credo che abbiamo fatto ogni tornata al miglior tempo e quindi eravamo davvero in forma. È stata molto difficile la semifinale con Gubbini, quindi faccio i miei complimenti, ma grazie a Dio i 4 centesimi questa volta erano a vantaggio mio e una finale strepitosa. Questa vittoria la dedico al capitano,
che quest'anno ha deciso di smettere di fare questo ruolo. Quindi a Paolo un grande in bocca al lupo per il suo proseguo, e poi a tutta la mia famiglia, a Mirko, a Leonardo, al Piero Capiani, a Manfredo Razzi, mio padre, persone che senza di loro sicuramente non sarei così bravo. Grande soddisfazione dedicato a questo popolo del borgo meraviglioso. Ho sfidato con un abito, l'ho già detto prima, di 25 anni fa. Lo dedico a delle persone che lo hanno realizzato, che purtroppo non ci sono più, ma persone che sono vive nel nostro cuore, quindi grazie a tutti, a tutto il borgo, a tutte le signore, al Cavaliere, a Luca, a Roberto, Manfredo, una scuderia meravigliosa di amici, amici veri. Abbiamo sfidato tutto quest'anno, però la prestazione alla fine è riuscita, folto pubblico, tanto turismo, quindi veramente grande, una bellissima giostra, ha vinto veramente il Cavaliere migliore attualmente sulla strada, quindi veramente complimenti a Luca e complimenti al Borgo San Pampino. Dopo tanti sacrifici, vedere questa piazza piena e tanto popolo della giostra che si fa in quattro tutto l'anno per vedere questa manifestazione, veramente è qualcosa di emozionante per tutti e di orgoglioso per noi. Io devo ringraziare veramente tutti, a partire dal mio direttivo, dai miei collaboratori, dai capitani del Borgo Sestiere, ai soci del Borgo Sestiere, perché sono loro l'anima di questa manifestazione, sono loro che ogni anno, ogni giorno, quotidianamente fanno sì che tutto vada nel modo giusto per far riuscire l'evento. Dopo tutto questo entusiasmo, dopo questa giornata che nonostante il tempo inclemente poi ha riempito il campo in tutti i suoi posti con le persone che hanno voluto assistere a questa finale, l'entusiasmo di questi giovani ci dà la forza per continuare e per dare a Sulmona la speranza che attraverso la giostra si indirizzi un'attenzione sempre maggiore nei confronti del turismo dell'antichità che su Sulmona può svilupparsi. E noi lo faremo collegando anche Sulmona alle altre realtà della provincia dell'Aquila, l'Aquila con la Perdonanza, Avezzano con Alba Fungens, un grande progetto che permetta alle persone di venire in Abruzzo e di attenzionare in questa realtà dell'Abruzzo, che è la provincia dell'Aquila, le cose più belle. Io penso che ci si possa riuscire, ci lavoreremo e daremo a questa città il risultato che deve avere.